Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita e soprattutto bentrovati cari studenti della LUCS, l'Università della Conoscenza. Questa sera riprende il corso e la docenza di Giorgio Di Bitonto e Pamela Pintus sulle leggi cosmiche, sulla fraternità e sull'amore. Che noi abbiamo già iniziato da qualche anno, siamo al quinto corso della nostra LUCS e quest'anno la disciplina che abbiamo appunto trattato con Giorgio e con Pamela la manteniamo con la stessa intestazione. Abbiamo deciso appunto di continuare a mantenerla con insegnamenti sulle leggi cosmiche dell'amore e della fraternità. Però il tema di questo anno accademico sarà quello degli approfondimenti, quindi saranno degli incontri monotematici, a volte saranno in diretta, a volte saranno registrati, come quello di questa sera di apertura del corso, che appunto è registrato, che poi vedrete fra poco. Perché sapete che insomma non è facile riuscire sempre a far quadrare tutti gli impegni che abbiamo e quindi quando siamo in difficoltà preferiamo comunque registrare per non perdere l'opportunità di dare a voi delle trasmissioni da seguire alle 21:30. Quindi fra non molto voi vedrete questa lezione della LUCS che è stata registrata nel pomeriggio. E però se volete potete lasciare dei commenti e poi Giorgio e la nostra Pamela potranno rispondere per scritto ai vostri commenti. Intanto vi ringrazio per la vostra partecipazione, che so come al solito molto numerosa perché so che queste lezioni sono anche molto attese, quindi vi faccio rientrare nella nostra aula per iniziare questo nuovo anno accademico i nostri bravissimi docenti Giorgio e Pamela. Ben arrivati, carissimi. Grazie, Grazie, grazie. grazie. Bentornati nella vostra LUCS, nella nostra LUCS. Grazie, grazie a voi sempre per questa meravigliosa accoglienza. Siamo contenti di fare questa bella cosa con voi. Grazie, anche noi siamo contenti di farla con voi perché sappiamo bene che è importante riuscire a mettere insieme gli uomini di buona volontà per fare un servizio di aiuto per l'evoluzione, oggi più che mai, purtroppo, tra virgolette, oggi più che mai c'è bisogno di essere presenti, lucidi e consapevoli. Ecco. E tutto quello che è stato già questo bellissimo viaggio che abbiamo fatto insieme a voi con Angelina Astronave. So che è di grande aiuto per quello che ci scrivono i nostri amici che seguono Focus e so che siete molto attesi, ecco, come docenti, ecco. Allora io direi che potremmo intanto, cioè, accennare quello che sarà l'argomento di questa lezione e come ho detto ai nostri amici saranno degli incontri monografici quest'anno perché il libro l'abbiamo percorso tutto, no? Però c'è una parte sulla quale non abbiamo fatto tanto focus, come potremmo dire noi qua di Focus 3.0. E quindi questa sera quindi la vostra lezione verterà molto principalmente sulla prefazione, ecco, del libro. E in questa prefazione molto interessante, ovviamente viene citato uno dei grandi, grandi protagonisti, come una figura molto carismatica dell'ufologia italiana, no? Eugenio Del Buono, ma che ci ha lasciati con il suo corpo nel 2008. Però lascerei a voi adesso lo spazio per parlare, ecco, di Eugenio. E io mi ritiro sui banchi ad ascoltarvi, faccio anch'io la studentessa, mi metto con tutti i nostri amici ad ascoltare le vostre lezioni e ci vediamo al termine del vostro intervento.
Va bene. Va Allora, bene, buon lavoro grazie. e buon anno accademico. Grazie, grazie. Accademico. A dopo. Allora, carissimi amici e fratelli, intanto diciamo che siamo contenti di aver condiviso finora con voi 25 lezioni che hanno ripercorso i 18 capitoli del libro Angeli in Astronave, libro che racconta le esperienze di Giorgio e di Tina con altri loro amici. Queste vicende sono avvenute nell'arco di 6 mesi, dall'aprile al settembre del 1980. In queste 25 lezioni abbiamo fatto molte riflessioni e Giorgio ci ha raccontato e fatto rivivere quei momenti indimenticabili. E qualche intervento c'è stato anche da parte di Tina, benché impedita da problemi di salute a partecipare direttamente, però mi ha dato delle registrazioni audio, anche video, quindi abbiamo avuto, ecco, il piacere e la possibilità di ascoltare anche lei. Tina ci ha fatto rivivere i suoi ricordi, le sue emozioni e le sue riflessioni con quel suo tocco, possiamo dire, femminile, dal sapore proprio femminile, no? La delicata, profonda sensibilità del suo animo. Vi abbiamo già detto che Tina ci ha lasciati il 23 maggio scorso, per il suo viaggio verso il cielo e ha lasciato un vuoto, ma sappiamo che ora è con quei fratelli maggiori che la visitarono con Giorgio nel 1980. Ora è là, li vede manifestamente e senza dubbio ci aiuta grandemente, perché là l'amore è ancora più grande che non qua e anche le possibilità di comprenderci e sostenerci sono sicuramente maggiori. Ecco, ripercorrendo il libro, lo diciamo per chi magari si collega la prima volta, possiamo dire che siamo partiti dalla visione dell'arcangelo Raffaele che si presentò a Giorgio in veste di luce, per poi passare al suo primo incontro ravvicinato con il disco volante e per proseguire con gli altri incontri, con gli ammaestramenti e gli insegnamenti ricevuti dallo stesso Raffaele e dagli altri angeli e fratelli dello spazio. Un accento speciale è stato posto sugli incontri con Gesù, con la Madre Sua, la Vergine Maria. E possiamo dire che in quel racconto abbiamo viaggiato nuovamente con loro, li abbiamo incontrati ravvicinatamente con Giorgio e Tina, pur se spiritualmente, abbiamo vissuto proprio con loro quel viaggio straordinario, quelle esperienze straordinarie. Lo abbiamo fatto con la mente, con l'anima e con il cuore, nello stupore dei viaggi della nostra interiorità e partecipazione. Ecco, questo racconto ha avuto sicuramente questo scopo, quello di farci viaggiare, viaggiare con il cuore, con lo spirito, con loro, nell'attesa di poterlo fare quando presto verranno ad accompagnarci nel grande cambiamento che tutti ci attende. Attraverso la testimonianza di Giorgio abbiamo ripercorso anche i 3 viaggi che Giorgio e Tina hanno fatto a bordo di dischi volanti e la visita di un pianeta meraviglioso. Ecco, carissimi, siamo contenti di riprendere le nostre lezioni. Abbiamo visto con quale vostra squisita partecipazione siete stati i nostri compagni di viaggio e il vostro sincero e caloroso interesse per questi temi cosmici e spirituali ci ha veramente toccato, commossi. E dato anche tanta gioia. Procederemo facendo degli approfondimenti sui vari temi proposti dal libro e sui messaggi che gli angeli e i fratelli dello spazio hanno trattato con Giorgio e Tina nei loro incontri, perché naturalmente fossero trasmessi a quanti desiderano accoglierli. Lascio ora la parola a Giorgio, che è diretto testimone di quei fatti e di quegli insegnamenti, e lo ringrazio a nome di tutti, posso farlo, per averceli, ecco, tramandati, scrivendo questo meraviglioso libro che è appunto Angeli in Astronave, edito dalle Edizioni Mediterranee di Roma, edito per la prima volta nel 1983. Grazie Anna, vedo che l'hai mandato, ecco, qui in visione. Adesso grazie a tutti e diamo la parola a Giorgio. Carissimi, come già vi ha detto Pamela, è stata veramente una gioia ripercorrere con voi in 25 lezioni i 6 mesi che io e Tina abbiamo vissuto nel 1980. La vostra presenza, la vostra sentita partecipazione, le vostre riflessioni, le vostre domande hanno arricchito quel nostro viaggio cosmico e spirituale. Abbiamo camminato in sintonia tenendoci per mano. Di tutto questo vi ringrazio e ne sono emozionato. È stata una bella esperienza. Grazie ancora. Il nostro rettore magnifico, la cara Anna, che ci ha condotti magistralmente,
ci ha ora chiesto di proseguire le nostre lezioni per il grande interesse che si è creato. Anche i tempi difficili che stiamo vivendo spingono a chiarimento di tanti perché. È importante cercare di fare luce per quanto ci è possibile su quanto sta accadendo e soprattutto sulla direzione che il mondo sta percorrendo e sulla via che noi intendiamo percorrere. Avendo ripercorso i capitoli del libro sino alla fine, abbiamo pensato di iniziare una serie di approfondimenti, come già ha annunciato Anna, sui vari temi e messaggi che ci sono stati dati e come anche Pamela ha precisato. Questo mese di ottobre 2023 ci trova reduci da impegni importanti, per cui pensavamo di iniziare questi approfondimenti con il mese di novembre, ma il nostro solerte e impeccabile rettore, e quindi parliamo della nostra amata Anna, non ha voluto che ci fosse questo ritardo. Così vi dedichiamo questo tempo nel quale non saremo presenti in diretta, ma con questo nostro video che abbiamo registrato con Anna per voi. Veramente Anna l'ha registrato con noi per voi. E quindi saremo con voi con tutto il cuore mentre voi ci ascolterete. E dal prossimo mese di novembre torneremo a dialogare con voi in diretta. Per dare inizio agli approfondimenti che abbiamo previsto sul libro Angeli in Astronave, vorrei fare qualche riflessione sulla prefazione dello stesso libro a cura di Eufemio Del Buono. La prefazione fa parte del libro, fa parte di qualsiasi libro e in genere si legge prima la prefazione e poi il racconto del libro. Quindi è importante, no? Eufemio ha iniziato la sua prefazione così. Quando mi fu proposto di incontrare Giorgio di Bitonto, che sarei io, percependo che l'invito mi veniva rivolto perché esprimessi un mio parere circa l'attendibilità delle sue esperienze, dice Eufemio, accettai di buon grado. Carissimi, io capisco cosa volesse dire Eufemio, questo grande spiritualista, promotore della ricerca ufologica, promotore di convegni, seminari sulle manifestazioni ultraterrene, autore di tante trasmissioni televisive su questi temi, scrittore lui pure di un libro dal titolo Noi e gli extraterrestri, edito pure dalle Mediterranee di Roma. Eufemio era stato sollecitato a incontrarmi perché alcuni volevano avere un suo parere circa l'attendibilità della mia testimonianza e di quella di Tina. Lo comprendo bene, nel 1980 non c'era in Italia tutta l'informazione e la formazione che ha fatto seguito, soprattutto a partire dagli anni 90. Quindi la mia testimonianza lasciava sorpresi molti, anche fra gli addetti ai lavori, per i connotati particolari che si distinguevano dalla ricerca ufologica, comunque anch'essa agli inizi in Italia. E scrive poi Eufemio: la riunione avvenne di sera, in una magnifica casa al centro di Roma, e l'impressione positiva che il contattista suscitò in me fu concomitante alla sua conoscenza. Al suo arrivo, senza che alcuno ci presentasse, ci salutammo con un forte abbraccio. Il nostro subconscio ci aveva fatti sentire immediatamente fratelli. Carissimi, questo riconoscersi, questo sentirsi fratelli, prima ancora che ci avessero presentati, ci fa risuonare la voce dei fratelli che ci visitarono provenendo dallo spazio, i quali ci dissero: vi incontrerete e vi riconoscerete. Questa è una frase che non abbiamo mai più dimenticato. Vi incontrerete e vi riconoscerete. Infatti, noi sappiamo che dentro di noi è iscritta la memoria della nostra provenienza e della nostra appartenenza, come già dicemmo, riguardo ai loro messaggi. Questo riconoscimento avvenne realmente. Umanamente e anagraficamente, io e Eufemio non ci conoscevamo, ma su un piano ancestrale e profondo sicuramente ci siamo riconosciuti. Questo accade anche a voi, accade a noi,
quando, incontrando qualcuno, sentiamo dentro di noi vibrare qualcosa che solleva, scoperchia un poco quell'oblio nel quale siamo entrati con la nostra discesa in questa materia per la nostra missione. Avvertiamo qualcosa di assolutamente insolito e un tuffo al cuore ci fa sentire che non siamo estranei, ma che ci accomuna qualcosa che va ben oltre alla nostra apparenza umana e cosmica. Eufemio scrive ancora: ebbi poi la netta sensazione, ascoltandolo raccontare alcune sue esperienze, di averlo conosciuto da sempre e di provare per lui una affettuosa simpatia. È la stessa cosa provato io nei suoi confronti, ovviamente. Non è che lui solo mi ha riconosciuto, ci siamo riconosciuti, ci siamo sentiti fratelli, anche se non avevamo conoscenza umana e anagrafica, diciamo, di quello che eravamo, no? Ecco, Eufemio descrive con parole semplici e comprensibili da tutti questo riconoscimento e quell'appartenenza ed esprime la sua sensazione con parole amichevoli e amorevoli. Credo che questa esperienza l'abbiate fatta anche voi, mentre scoprivate dentro di voi quel qualcosa che muoveva le corde profonde della vostra anima di fronte a qualcuno o di fronte a una situazione che vi portava oltre questa apparente contingenza, diciamo, umana. Sintetizzo questo fatto con due parole: riconoscimento e appartenenza ancestrale, cioè un riconoscimento e un'appartenenza che vanno oltre questa dimensione. Scrive Eufemio: già molti anni prima avevo provato un simile stato d'animo incontrando George Adamski, il grande contattista americano di origine polacca, in occasione di una conferenza che tenne a Roma a Palazzo Marignoli. Ecco, penso che voi sappiate chi è George Adamski. Praticamente è colui che ha dato veramente un nuovo impulso attraverso le sue esperienze veramente straordinarie, vissute negli anni 50 e 60, se n'è andato nel 65. Chi non lo conosce può leggere i libri di Giorgio Adamski che sono editi dalle Mediterranee di Roma. Notoriamente, Angeli in astronave fa seguito alle esperienze del citato grande contattista americano degli anni 50 e 60. I tre libri di Giorgio Adamski, tradotti in Italia dalle Edizioni Mediterranee di Roma, raccontano fatti e messaggi similari e alcuni fratelli extraterrestri incontrati da lui figurano con gli stessi nomi negli incontri avvenuti con me e Tina. Ma né io né Tina allora ci eravamo mai interessati né all'ufologia e tantomeno alle esperienze di Giorgio Adamski. Quindi Adamski lasciò questa terra nel 1965 e io non l'ho mai conosciuto personalmente e prima di allora neanche avevo mai saputo della sua esistenza perché non mi interessavo assolutamente di queste tematiche. È una grande testimonianza quella che Eufemio riconobbe il contattista americano come fratello e lui racconta di aver rivissuto lo stesso riconoscimento con me nel 1980. Ed è, come dicevo, quanto è capitato anche a voi. Non è una cosa esclusiva, una proprietà privata questo fatto mio, di Eufemio o di Giorgio Adamski. Questo capita a tutti noi che camminiamo su queste strade spirituali, che camminiamo sulla conoscenza delle cose cosmiche e spirituali, di queste realtà che vanno oltre. Ecco, quindi è capitato anche a voi quando avete riconosciuto qualcuno su un altro piano diverso da quello terrestre, pur essendo la persona o la situazione che avevate davanti di questo mondo, no?
Quando Adamski era venuto a Roma per la prima volta, mostrò di ben conoscere le strade della città. Le indicava a Eufemio e agli altri per guidarli dove dovevano andare. Ma era la prima volta che veniva a Roma dall'America Giorgio Adamski. E questo fu un ulteriore elemento di conferma di come il contattista fosse guidato nella sua missione che percorse il mondo come pioniere di questa ufologia cosmica e spirituale. Angelina Stenave ne rappresenta il seguito, come ha scritto lo stesso Eufemio. Eufemio più volte mi ha raccontato, proprio sbalordito, che dovevano andare o a Palazzo Carignoli o mi ricordo bene dove, e che lui era romano, Eufemio era romano, però era una zona che non gli era molto nota, e quindi Adansky ha detto: nessun problema, andiamo di qua, adesso prendiamo quest'altra strada. Mi sono andati dritti dritti, e Eufemio è rimasto sbalordito. Allora non c'erano i tom-tom e Navigatori. i navigatori, no? Forse c'era qualche tom-tom e navigatore superiore. E dice ancora Eufemio nella sua prefazione: Giorgio Adansky è stato l'Enoch degli anni 50 che ci ha raccontato di viaggi compiuti su ricognitori, astronavi extraterrestri, dandoci dettagli più minuziosi sul loro funzionamento e sulla loro struttura. Ci ha inoltre raccontato dei fratelli dello spazio, delle loro fattezze, delle loro abitudini, del loro modo di vestire, del loro modo di nutrirsi, del loro profondo amore per tutta la creazione e per i fratelli della Terra. Ci ha infine portato una infinità di notizie scientifiche inedite e tutti gli insegnamenti di alta filosofia cosmica. Eccoci, appresi durante i suoi numerosi viaggi compiuti insieme ai fratelli cosmici. Dopo un intervallo di circa 30 anni, necessario perché gli uomini di buona volontà assimilassero tali cognizioni, il testimone lasciato alla sua morte da Giorgio Adamski doveva essere raccolto. E ciò è stato fatto, dice da Giorgio di Bitonto, l'Enoch degli anni 80, così scrive Eufemio nella sua prefazione. Ma vediamo un attimo cosa vuol dire questo Enoch, no? Allora, anzitutto, carissimi, voglio chiarire che io non mi ritengo la reincarnazione di Enoch, io non sono Enoch. Quindi vediamo cosa voleva dire Eufemio dicendo che Adamski era l'Enoch degli anni 50 e Giorgio di Bitonto l'Enoch degli anni 80. Io non mi ritengo Enoch, come anche Giorgio Adamski non pensò mai di esserlo. Si tratta soltanto di un compito che fa seguito a quello di Enoch. Ecco dov'è che va, diciamo, il citare Enoch di Eufemio. Ecco, quindi tutti noi svolgiamo in questo mondo una missione. Di questo ne abbiamo già fatto tante volte cenno, e le missioni sono tutte importanti, al di là dei criteri di giudizio in voga sulla Terra. No? Come diciamo, se Giorgio di Bitonto si crede l'Enoch, no? Non mi credo proprio niente. Ecco, io so, perché di questo con i fratelli ne abbiamo parlato tanto, che tutti quanti noi che amiamo le vie della spiritualità, le vie delle conoscenze cosmiche e spirituali, che siamo sulla via che ci porta verso la vera evoluzione dell'amore universale. Tutti coloro che navigano, che camminano su questo sentiero, tutti quanti compiono in questo mondo una missione. E le missioni sono tutte importanti, al di là dei criteri di giudizio in voga sulla Terra. Qui noi siamo abituati: quello è importante, quello è proprio, quello è una persona inutile, quell'altro così. C'è tutto un altro metro, c'è tutta un'altra ottica sopra di noi. Siamo tutti importanti e tutti siamo quel puzzle meraviglioso che è il disegno creativo originario di Dio, che è il piano dell'amore universale per la salvezza e la pienezza di ciascuno di noi nella vita universale. Ecco, questo fondamentalissimo, non mi stancherò mai di ripeterlo. Ma poiché si è detto di Enoch, chi era Enoch? Enoch risulta essere il settimo discendente di Adamo. Enoch testimoniò
scrisse un libro del suo viaggio attraverso i sette cieli, come lui chiamò. Quindi è uno che ha viaggiato negli spazi cosmici e spirituali. Sette è un numero di totalità, quindi questo Enoch deve aver viaggiato ben bene, eh? Dove ricevette rivelazioni sulla creazione del mondo e alcuni segreti del futuro. Frammenti dei testi di Enoch furono trovati fra i rotoli del Mar Morto, quindi abbiamo anche le prove, diciamo, storico-scientifiche che questo libro di Enoch è autentico, no? Il suo libro è ritenuto fra gli apocrifi, ma cosa vuol dire apocrifo? Apocrifo vuol dire ciò che si riferisce alle cose nascoste, no? Infatti Enoch scrisse: Non scrivo per me, ma per le generazioni future degli ultimi tempi, per voi esseri umani che verrete. Ecco cosa ha scritto Enoch. Quindi Eufemio vuole ricordare il compito di testimonianza di Enoch, che fu portato a vedere e a sapere qualcosa di importante sulla storia della creazione e soprattutto sugli ultimi tempi. Quando diciamo ultimi tempi, intendiamo questo passaggio da questo vecchio mondo che oramai scricchiola da tutte le parti a questa nuova era. Eccoci. E cita così George Adamski, cioè Eufemio cita George Adamski come Enoch degli anni 50 e angeli in astronave degli anni 80, perché questi contatti sono avvenuti negli anni 80, cioè nel 1980 per essere preciso. Ecco, i loro insegnamenti e le profezie di Enoch, riportate da George Adamski e da Angeli in astronave, sono oggi ancora più attuali perché siamo entrati nel terzo millennio che vede avverarsi tutto quanto fu predetto e apre squarci all'imminente passaggio, alla nuova era che è ormai alle porte. Ecco, chi non conoscesse George Adamski, io consiglio di leggere i suoi tre libri, I dischi volanti sono atterrati, a bordo dei dischi volanti, e i dischi volanti torneranno, tradotto dall'inglese e dalle edizioni mediterranee, per poter approfondire tante tematiche che poi Angeli in astronave riprende e porta avanti. La visione che apre la prefazione di Eufemio del Buono è universale e cita queste visite extraterrestri sia dai reperti archeologici trovati, ad esempio, nei graffiti delle caverne dell'età della pietra, o dalle tradizioni induiste, buddiste delle origini. Vi sono reperti che risalgono a 20.000 anni fa e si sono moltiplicati via via nel percorso storico della storia. Quindi ci sono o questi graffiti, questi disegni, o addirittura nelle scritture che sono state tramandate, quindi c'è una base scientifica, storica, ecco. Nei racconti dell'antica India appaiono questi vascelli spaziali che si chiamavano Vimana, come oggi diciamo disco volante astronave, loro lo chiamavano Vimana. In Omero vi sono i mitici mezzi aerei degli dei dell'Olimpo che scendevano nelle battaglie, nelle lotte fra i terrestri. In età greco-romana, Cicerone, Plinio il Vecchio, Eschilo, Plutarco, Seneca e altri scrittori li vedono e li chiamano campane, piatti, conchiglie, globi nel cielo, scudi ardenti, scudi di fuoco. E nel Medioevo abbiamo tante descrizioni, ma c'è Licostene, o Licostene a seconda di come lo si può pronunciare, che descrive croci e travi nel cielo. Le gazzette europee e statunitensi raccontano nell'Ottocento di sfere nere, navi aeree, sfere di luce. E anche nell'ultima guerra, sia i russi che gli americani testimoniano questi avvistamenti. In tutte le epoche ci sono stati questi avvistamenti. Ogni secolo ci ha tramandato queste realtà extraterrestri e ultraterrene che oggi sono ancora più numerose e documentate. Le fonti citate da Eufemio nella sua prefazione sono innumerevoli e preziose. E se poi leggete i suoi libri, specialmente nel primo, che chiama Il Museo dei Dischi Volanti, c'è secolo per secolo, tante, tante citazioni. Ecco, questa universalità del fenomeno è una nota fondamentale da non sottovalutare, perché quando c'è una universalità, insomma, che può continuare a dire che sono fandonie, sono fantasie, c'è una universalità tale che
qualche fondamento ce lo deve avere, no? Loro ci sono da sempre e ci seguono e mostrano e operano nel rispetto delle libertà del nostro pianeta, della nostra umanità, perché questa libertà è garantita dalle leggi dell'amore universale del creatore. Cioè, il fatto di evolversi non toglie questa libertà. Dal cielo però ammoniscono gli uomini della terra che concorrono a portare avanti una via nefasta e pericolosa, c'è questo ammonimento. Sono venuti ora a dirci che non è possibile andare oltre il limite concesso alle esperienze negative, perché oltre quel limite non è più libertà, ma è abuso della libertà, a danno dell'intera creazione e dell'intera umanità. Quando si comincia a mettere in atto cose che distruggono tutto, creazione e umanità, qui siamo andati oltre i limiti della libertà. Ci sono leggi universali che vietano di andare oltre. Ci hanno detto che ora siamo arrivati a quel limite, perché, come ci ricorda Eufemio, oggi l'uomo si crede realmente in diritto di distruggere l'intero pianeta e l'intera umanità con le armi micidiali create proprio per la distruzione, a fini di potere e di egemonia. Essi ritengono che chi non la pensa come loro, siano dei nemici da annientare, questi che non la pensano come loro, calpestando ogni ordine naturale di fraternità universale. Andare oltre questo limite non sarà permesso, e questo noi lo vedremo. Questo emerge già dalla prefazione di Eufemio e percorre tutti gli incontri ravvicinati e i loro messaggi che ho raccontato nel libro. Tutto questo sta accadendo, tutto quanto sta accadendo, compie tutte le profezie, ebbe già a scrivere Giorgio Adamski. E il compimento delle profezie annuncia il tempo della fine di questo vecchio mondo per la nuova era predetta ormai imminente, predetta da tutte le scritture e da tutti i messaggi, anche attualissimi. L'universalità della presenza fra di noi degli angeli e dei fratelli dello spazio in ogni epoca storica, l'universalità e l'unicità del loro messaggio attraverso la storia, attraverso le religioni, le civiltà, tutto quanto si muove sotto il cielo terrestre, ne sono un segno tangibile di verità e autenticità. Il disegno del Creatore ha previsto il diritto a fare esperienze negative, ma con il limite della possibilità di autodistruzione e la necessità di una nuova era che ormai è alle porte. In questa cornice, poniamo tutto quanto andremo dicendo, riflettendo, approfondendo per una crescita della nostra conoscenza e soprattutto della nostra coscienza cosmica e spirituale. Per concludere questa nostra conversazione, cito qualche altra frase della prefazione di Eufemio del buono. Allora, Eufemio del buono abbiamo detto che esprime questi concetti universali in linea con i contenuti di Angeli in Astronave, che erano anche quelli di George Adamski. Allora, scrive Eufemio, egli, cioè l'uomo, deve imparare a percorrere la via che porta verso il suo interno. Imparare, cioè a fare uso anche dell'intuizione, della sua intelligenza spirituale più profonda, realtà che scaturiscono dalla sua origine divina. Mediante tali facoltà e con una grande umiltà, i geni di ogni tempo sono pervenuti alla scoperta di leggi universali che hanno fatto evolvere l'umanità. Parole molto illuminate queste di Eufemio. E poi dice ancora Eufemio: la nostra epoca è quella in cui non soltanto poche grandi menti e pochi grandi spiriti possono compiere passi da gigante sulla via dell'evoluzione della vita, ma ogni essere umano del nostro pianeta, non pochi, perché c'era in passato, no? C'era tutto, diciamo, il popolo, eccetera, c'erano poi gli illuminati, eccetera. No, dice Eufemio, oggi ogni essere umano del nostro pianeta, purché lo voglia, può comprendere il legame che unisce il limitato all'infinito, il mortale all'eterno e quindi l'uomo a Dio. I vecchi schemi, le vecchie strutture in ogni campo non reggono più. Ecco, tanto è vero che non reggono talmente più che Che lo stiamo vedendo. siamo arrivati a un punto di grande sfacelo, no? Inutile che vogliamo dire il contrario, basta ascoltare
giornali radio, basta dare un'occhiata alla situazione internazionale. Siamo sempre più verso le lotte, le guerre, le egemonie, diciamo verso la distruzione, senza parlare poi della distruzione della natura. Del resto, scrive ancora Fenio, e questo è l'aspetto spirituale del fenomeno, possiamo ben credere che l'universo non è un incontro fortuito di atomi, non è un incontro fortuito casuale di atomi, come taluni amano affermare, ma la realizzazione di un grande disegno scaturito dalla mente di Dio e che la creazione stessa è regolata da precise leggi eterne e armoniose. E scrive ancora Eufemio, la Terra, quindi, non è che una delle tante stanze della casa del Padre, come dice Gesù nel Vangelo, è un pianeta di prova, di recupero, di cura, dove l'umanità, in funzione del suo libero arbitrio e della sua scarsa coscienza, necessita di una svolta decisiva. Sulla base di quanto sopra si spiega altresì perché tali esseri appaiono tanto nei libri degli antichi cronisti, con il racconto degli avvistamenti nudi e crudi, quanto nei libri sacri di tutti i popoli della terra, con le regole morali e gli ammonimenti atti a migliorare l'umanità. Quindi, per dare questa conoscenza, si chiarisce inoltre perché essi non abbiano mai invaso e conquistato il pianeta. Risulta palese, infine, il perché della loro costante presenza nei cieli della terra, presenza che diviene più evidente in circostanze particolari e addirittura massiccia quando l'umanità giunge al termine di un ciclo evolutivo e mai come adesso ci sono avvistamenti, mai come adesso vengono dati messaggi, mai come adesso tante, tante persone vogliono crescere in questa conoscenza, vogliono sapere, vogliono capire, io dico vogliono togliersi l'oblio e andare veramente a sapere chi sono, perché siamo qui e dove stiamo andando. Ecco. La prova che ci stiamo approssimando alla fine dei tempi, questo scrive ancora Eufemio, la fornisce l'uomo stesso con il grave errore che ha commesso, dopo essere pervenuto alla scissione dell'atomo, di asservirne l'immensa energia ai suoi scopi egoistici e distruttivi, invece di usare questo per il bene di tutti, a servizio delle energie, eccetera, eccetera. Vengono usate queste cose, queste scoperte, a scopi egoistici e distruttivi. Ciò significa fare cattivo uso del libero arbitrio e quando ciò accade, l'inflessibile giusta legge di causa ed effetto si incarica prima o poi di ridimensionare le orgogliose pretese dell'uomo, facendo ricadere su lui stesso i deleteri effetti delle cause negative edificate. E adesso aggiungo chiaramente che non tutti gli uomini sono egoisti e distruttivi, non tutti gli uomini vogliono che siano usate queste scoperte per la distruzione, per le guerre terribili, per la distruzione dell'umanità e del pianeta, altrimenti faremmo di ogni erba un fascio, questo sarebbe un gravissimo errore, no? Abbiamo parlato dei discesi in missione, anche adesso abbiamo parlato degli uomini di buona volontà che vogliono la vera conoscenza. E quindi ci saranno interventi e ci sarà tutto ciò che serve affinché chi deve essere salvato sia salvato. Nessuno si senta solo, nessuno si senta abbandonato, nessuno si faccia prendere dalla paura, perché noi, come abbiamo detto citando tutti i messaggi che ci sono stati dati, o almeno qualche messaggio importante nel corso delle 25 nostre lezioni scorse, abbiamo detto che c'è tutto un disegno, un piano. Per aiutarci, noi questo lo vedremo. Ecco, e poi termino questo mio intervento dicendo ancora le parole che scrive Eufemio nella prefazione, riferendole. L'Evangelista Luca scrisse, riferendoci le parole del Divin Maestro, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite, viene la pioggia, e così accade. Quando soffia lo scirocco, dite, ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Ecco, cioè,
un invito forte a dire: sappiate riconoscere i segni dei tempi, sappiate leggerli, sappiate capirne il perché attraverso una conoscenza che ci è stata tramandata da tanto, tanto tempo e che adesso viene riattualizzata da molte, molte fonti che ricevono e, diciamo, danno questi messaggi. L'invito di Gesù, dice sempre Eufemio, è ripreso da Giorgio Daschi e da Angelo in Astronave, in una chiave attuale, ma coerente con i Vangeli che già 2000 anni fa preannunciarono. Vi saranno fatti terrificanti e segni dal cielo. Ma i fatti terrificanti, dice Eufemio, vengono dall'orgoglio e dalla stoltezza degli uomini della terra, mentre i segni dal cielo non sono quelli che devono fare paura, sono quelli dell'amore e della fraternità universale, e sono quelli edificati dai fratelli extraterrestri per la salvezza degli uomini. Ecco, carissimi fratelli, amici e fratelli, con queste riflessioni sui temi enunciati da Eufemio del Buono nella sua prefazione ad Angeli in Astronave, vi ringrazio e vi ringraziamo di averci ascoltati pazientemente e vi diamo appuntamento per il mese di novembre 2023. Un caloroso abbraccio da me e da Pamela. Ecco, Grazie. allora, e poi volevo anche dire questo e poi ho finito. Eufemio ha anche il merito di aver spinto la pubblicazione del libro con le edizioni mediterranee, perché questo libro nel 1980 era un po' tanto pioniere e l'editore temeva, diceva, ma è un libro un po' troppo spinto specialmente per noi italiani che non siamo abituati troppo a questi discorsi, no? Eufemio invece ha spinto, ha detto, no, questo è un libro che tu devi pubblicarlo perché è un libro che farà del bene, è un libro che Sì, dice delle verità, sarà dobbiamo sempre dire, più attuale. certo, dobbiamo dire che Gianni Canonico, l'editore di Edizioni Mediterranee, il patron, insomma, come lo chiamo io, alla fine si è affidato Sì, a Eufemio, l'ha ascoltato. l'ha ascoltato, l'ha Certo. fatto. Ed è Ecco. stata veramente una gran bella scelta. Sì, certo, come hai detto tu prima, cioè l'appuntamento è per il mese di novembre per i nostri amici, quindi vorrei ricordare che potete già mettere nelle vostre agende la data del venerdì 24 novembre, ore 21:30 con la prossima lezione, insieme con Giorgio e Pamela. Certo che ascoltando questa prefazione, le parole di Eugenio, si pensa proprio quanta attualità, no? Quanta attualità, e Sì. poi capire anche che questo è proprio il tempo della svolta, questo è il tempo della svolta, cioè siamo arrivati proprio a quel tempo lì della zona. Noi ci stiamo vivendo questa parte di storia, Capiamo dell'umanità. sempre di più quelle parole, ci stiamo entrando sempre di Sì. più. Sì. Infatti, glielo disse Eufemio a Gianni Canonico, il nostro amatissimo editore, direi che questo libro sarà sempre più attuale. Eh sì, E così è stato. Eh? Però difatti. credo che Canonico fosse molto contento di pubblicarlo. Solo capisco, lui è un editore, ha anche le sue titubanze, diciamo, no? È Vabbè, responsabile di quello che gli pubblica, editori insomma. pensano, esatto, se la pubblicazione sarà una pubblicazione proficua, ecco, insomma. No, no, ma in questo davvero non ha sbagliato. Un'altra riflessione che vorrei fare, poi magari concludiamo questo nostro appuntamento per questa sera, è quello che hai citato su Enoch e sulle leggi eterne ed armoniose che esistono. Sì. E penso che questo sia il punto di partenza della riflessione, cioè nel momento in cui le leggi eterne ed armoniose diventano squilibrate e quindi si ammala questo equilibrio, succede quello che succede. E anche, ricordo ai nostri amici che domenica sera, a proposito di malattie, e proprio parleremo di questo, cioè quando la storia si ammala insieme a Nader Butto, con appunto una lettura dei fatti dell'attualità,
oltre alla dimensione terrena, ecco, per riuscire davvero a capire che siamo in una malattia della storia dell'umanità. Quando, no? Quando l'uomo si ammala, quando la sua anima si ammala, anche la storia si ammala, no? E quindi noi Tutto. dovremmo partire dall'inizio, che appunto è quello che noi facciamo, cercando di ricordare a tutti, prima di tutto, cosa siamo, chi siamo, cosa serve la nostra vita, che cos'è la morte, che responsabilità abbiamo nelle scelte che noi facciamo, quindi il valore del libero arbitrio nella nostra vita e anche nell'evoluzione della nostra anima. Ecco, quindi alla fine dobbiamo ritornare tutti lì, no? E se non siamo capaci di farlo da soli, ci aiuteranno a capirlo. Sì, È vero? ci stanno aiutando, sì. Va bene, allora Davvero. io vi ringrazio infinitamente di questo bellissimo inizio del vostro corso. Grazie a te sempre, Anna, Grazie Anna, grazie a grazie tutti, al ad nostro Enrico, a tutti, Enrico, tutti voi. grazie Grazie a al nostro tutti i Enrico, partecipanti. che ci prepara sempre dei video bellissimi, sì. ormai c'è il nostro regista e social media manager, e quindi è veramente è molto importante per noi il lavoro di Enrico, oltre ad essere stato colui che ha avuto l'idea, no, di creare Focus 3.0 nel 6 di gennaio del 2015, ecco. E quindi davvero, allora diamo appuntamento a tutti a venerdì 14. 14 novembre, eh? 24 Scusate, 24 24 novembre, sempre alle 21:30. Grazie, Benissimo, grazie di grazie, nuovo allora. un bacio a Un tutti, abbraccio a tutti, grazie. un saluto caro a voi. E io vi do appuntamento a domenica prossima con un'edizione speciale del Salotto di Anna. E con appunto Nader Butto in collegamento da Israele, da Tel Aviv. E vi ricordo l'appuntamento che avremo poi per il prossimo Salotto di Anna, mercoledì. Bene, grazie a tutti ancora e a presto ritrovarci.